Buonasera a tutti, benvenuti. Basa appunto su cicli e volumi, come dalla parola, vedremo anche due indicatori di nostra creazione e produzione di cui abbiamo il copyright e alla fine faremo un'analisi a mercati aperti. Quindi è molto importante rimanere fino alla fine. E se mi guarderò sia a destra che a sinistra, perché ho ulteriori schermi in cui andrò a monitorare eventuali domande e dubbi che mi fanno sia da Webinar Jam che dai nostri canali social. Prima di iniziare farò un'introduzione ai cicli di borsa, concetto dal quale partono tutte le nostre strategie e indicatori. Iniziamo con lo stabilire che un ciclo di borsa non è altro che un periodo di investimento programmato da parte della mano dominante del mercato. Per mano dominante intendiamo quell'insieme di operatori istituzionali di alto livello che, avendo ingenti quantità di titoli, future, eccetera, quindi ingenti ammontari di denaro, e acquistando in differenti temporalità, generano andamenti regolari. Quindi, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che sul mercato ci sono degli operatori del calibro di BlackRock, per esempio, o di grossi fondi che, muovendo ammontare di denaro enormi, riescono a manipolare l'andamento del mercato. Questo perché? Perché il mercato si basa in funzione della domanda e dell'offerta, come anche nell'economia reale. È chiaro che nel momento in cui ci sono massicce quantità di denaro all'interno di un mercato che confluiscono, inevitabilmente la domanda si alza e lo farà anche il prezzo. Per darvi un esempio, questo è l'andamento che avviene in borsa, quindi un andamento ciclico, e avviene dato che nei dintorni del minimo entrano massicce quantità di denaro. E che cosa succede? La domanda si alza, quindi il prezzo va su. Nel momento in cui arriviamo nei dintorni del massimo, escono massicce quantità di denaro, di conseguenza l'offerta supera la domanda e a quel punto il prezzo scende. Qui rientrano massicce quantità di denaro, il prezzo si alza, qui escono e il prezzo si abbassa. Questo è il flusso costante e continuo che le mani forti inseriscono e tolgono dal mercato. Ok? Ed è, diciamo, una manipolazione costante e continua a tutti i livelli, sia nel breve che nel medio che nel lungo periodo. Ed è una manipolazione fisiologica, nel senso che nel momento in cui questi operatori arrivano ad avere un ammontare di denaro di diverse migliaia di miliardi, non può essere altrimenti. È come se io avessi 10 miliardi di euro e andassi in una città a comprare tutti gli immobili in vendita, inevitabilmente i prezzi di quegli immobili schizzerebbero in alto, senza dubbio. Perché magari ci sarebbero 50 persone che vogliono acquistare, nessun immobile in vendita o pochissimi immobili in vendita e quegli immobili avrebbero un prezzo elevatissimo. Viceversa, se io mettessi in vendita mezza città, chiaramente il prezzo crollerebbe, no? Quindi in base alla domanda e all'offerta riesco a manipolare il mercato perché avrei un ammontare di denaro così elevato da poter riuscire a gestire la domanda e l'offerta aggregata. Detto questo, andiamo a vedere una regola importantissima, cioè che un ciclo inizia su un minimo dei prezzi e finisce su un successivo minimo dei prezzi. E ne esistono di tre tipi: rialzisti, ribassisti e laterali. Questo è il ciclo rialzista. Si chiama così perché ha una fase di rialzo che è più ampia rispetto a quella di ribasso, vedete che quella di ribasso è più piccola, e difatti il minimo finale è più alto di quello iniziale. Dopodiché abbiamo il ciclo ribassista, che è un ciclo con un minimo finale più basso del minimo iniziale, e di conseguenza la fase di ribasso è più ampia rispetto a quella di rialzo. Ok? E in questo caso il massimo è più vicino al minimo iniziale, in questo caso invece il massimo è più vicino al minimo finale. I cicli in laterale invece sono cicli che hanno i due minimi sullo stesso livello e la fase di rialzo che è equivalente
a quella di ribasso. In questo caso il massimo è al centro. Queste sono le tre tipologie di cicli che poi chiaramente vediamo anche sui grafici, però è importante averli chiari da un punto di vista concettuale. Dopodiché vediamo questa immagine, questo è un grafico che è denominato cicloma, dove in sostanza vediamo quella che è la relazione tra i vari cicli. Prendiamo per esempio il ciclo rosso, in questo caso vediamo che è formato da tre cicli blu, i quali sono formati da due cicli verdi, i quali sono formati da tre cicli gialli. Ok? Ora non è tanto importante quanto duri quello rosso, quello blu, quello verde, mi importa il concetto perché poi le varie durate, le tipologie le vedremo. Allora, la cosa importante da capire in questo caso è che nel momento in cui parte un qualsiasi ciclo, come in questo punto, dove parte il ciclo rosso, automaticamente partono anche tutti i cicli inferiori. Quindi se lì parte il ciclo rosso, partirà il blu, il verde e il giallo. Stessa cosa quando termina un ciclo, cioè quando finisce un qualsiasi ciclo, li finiranno anche tutti i cicli inferiori, quindi il blu, il verde e il giallo. Se qui parte il ciclo blu, automaticamente abbiamo la partenza del verde e del giallo. Ok? Quindi nel momento in cui inizia o finisce un ciclo, iniziano e finiscono anche tutti i cicli inferiori. Questo è importante e poi lo vedremo anche più nello specifico nell'analisi sul DAX a mercati aperti che faremo. Vediamo quella che è la quadratura ciclica, quindi è un esempio di una durata che effettivamente si verifica all'interno dei mercati. Vediamo il ciclo mensile che dura 32 giorni di borsa aperta. Quando si parla di periodo di borsa aperta, parliamo del periodo in cui la borsa ha effettivamente scambiato. Cosa significa? Significa che nel periodo ciclico noi dobbiamo considerare il periodo in cui la borsa ha fatto scambi. Siccome la borsa scambia dal lunedì al venerdì, in ogni settimana ne abbiamo 5 di giorni di borsa aperta, non 7. Pertanto un ciclo mensile sarà circa un mese e mezzo, perché in un mese di calendario abbiamo 4 settimane da 5 giorni di borsa aperta, quindi abbiamo più o meno 20 giorni di borsa aperta. In un ciclo mensile abbiamo 32. Quindi è un mese e mezzo in termini di periodo di calendario, ok? E sono 32 giorni di borsa aperta. Stessa cosa il ciclo 16 giorni, non sono 2 settimane di calendario, ma sono 3 settimane più un giorno, perché ogni settimana ha 5 giorni, quindi sono 3 da 5, sono 15 più 1. Ciclo di settimana sono 8 e così via, andando fino a cicli più corti. Ora, cioè, ci tengo che sia chiaro perché non bisogna confondere il periodo di borsa aperta con il periodo di calendario. Detto questo, andiamo a vedere quella che è il concetto di tendenza. Allora, nel momento in cui noi abbiamo un ciclo mensile rialzista, e questo lo è perché è il minimo finale più alto del minimo iniziale, nella fase di rialzo, per esempio del ciclo mensile, i sottocicli subiscono quel tipo di tendenza. Quindi nel momento in cui il mensile sale, noi avremo un ciclo 16 giorni rialzista, un ciclo a settimana rialzista, un ciclo a 4 giorni rialzista e così via. Quindi i sottocicli subiscono la tendenza dei cicli superiori. Per farti un esempio in tendenza, come se io avessi questo mensile, che ha al suo interno 2 16 giorni, che ha al suo interno 2 8 giorni, ciascuno, che hanno al loro interno 2 4 giorni ciascuno. Quello che si nota qui è che nel momento in cui il mensile sale, i sottocicli hanno questo tipo di conformazione, quindi sbilanciata verso l'alto, la fase di rialzo più alta e chiaramente il minimo finale più in alto. Nel momento in cui abbiamo il mensile che scende, i sottocicli hanno
lo faccio qui, questo tipo di conformazione, no? Quindi sbilanciati verso il basso. Questo per dire che cosa? Per dire che la tendenza di un determinato ciclo influenzerà i cicli inferiori. Questo è importante. Dopo lo vediamo nel dettaglio in che modo lo possiamo usare dal punto di vista operativo. Però almeno il concetto è necessario averlo. Da studi statistici possiamo affermare che il mercato si replica nella maggior parte delle volte con le seguenti conformazioni cicliche, dai cicli più lunghi a quelli più brevi. Partiamo considerando il mezzo secolare, che è un ciclo che dura all'incirca 50 anni, che ovviamente immagino che nessuno di voi sia interessato a fare investimenti a 50 anni, però comunque lo prendiamo da un punto di vista didattico, formato a due ventennali, formato a due decennali, formato a due cicli economici che durano all'incirca 5 anni. Due biennali che hanno all'interno due annuali, i quali hanno al loro interno due cicli intermedi. Quindi, dato l'annuale, che è questo, i due cicli intermedi sono dei cicli, scusate, i tre cicli intermestrali sono questi. Circa 8 anni fa c'erano i cicli semestrali e poi gli intermedi. Cioè, un annuale aveva due semestrali, che avevano all'interno due intermedi. Da circa 8 anni l'annuale ha al suo interno tre cicli intermestrali, che sono formati da tre mensili ciascuno, come dice qui, e poi riprende la suddivisione classica. Quindi i mensili hanno all'interno due cicli a 16 giorni, che hanno all'interno due cicli a 8 giorni, che hanno all'interno due cicli a 4 giorni, e così via fino a cicli che durano anche una sola ora. Ok? Quindi quello che è importante capire è che questi concetti di ciclicità funzionano in tutti i mercati, in tutti i cicli, in tutti i time frame. Quindi potrebbero essere un 3 ore del DAX, come un mensile dell'oro, come un biennale di un altro indice, di un ETF, di un'azione, di un Forex, di tutto, perché tutto subisce una manipolazione programmata da parte delle mani forti, quelle che noi chiamiamo mani forti, ma che sono i grandi fondi istituzionali. Detto questo, andiamo a vedere questo concetto su un grafico. Allora, questo è un grafico di euro-dollaro, non è un'immagine recente, ma quello che importa è il concetto, no? E qui lo vediamo nel lungo periodo perché poi l'analisi la faremo nel breve. Quindi in questo caso vi mostro che esiste una ciclicità anche nel lungo periodo, no? Questi sono tutti cicli biennali di euro-dollaro. Ok? Ogni candela rappresenta un giorno di contrattazione, quindi sono candele daily. Ora, al di là di questo, dato che esiste una ciclicità, poi la andiamo a vedere anche nel giornaliero. È importante vedere anche che ci sono diversi tipi di cicli, no? Abbiamo un ciclo in laterale, due minimi sullo stesso livello. Abbiamo questo, il secondo, che è stato un ribassista, perché se noi osserviamo la fase di ribasso è molto più ampia di quella di rialzo, no? Quest'altro è stato un ciclo in laterale, quest'ultimo invece è stato un ciclo rialzista perché il prezzo ha fatto questo e poi è ripartito. Ok? Quindi questo minimo non è mai sceso sotto il minimo iniziale. Di conseguenza è stato rialzista. Questo per mostrare appunto che esistono anche qua cicli rialzisti, ribassisti e laterali, come in tutti i mercati. Dal punto di vista operativo, quello che noi dobbiamo fare, che è abbastanza intuitivo, è semplicemente andare a evidenziare delle aree di minimo per comprare e vendere sulle aree di massimo. Oppure shortare le aree di massimo e vendere nei dintorni del minimo. Ok, shortare o vendere allo scoperto e guadagnare queste differenze di prezzo. Quindi concettualmente è molto semplice. Ora, sicuramente nasce la domanda: ma se io riesco a individuare minimo salita, massimo discesa,
Come faccio a capire esattamente in che situazione sono? Cioè, come faccio a capire se quello è un minimo, se sono nel bel mezzo di una salita, che salita è, fin dove arriva? Per capire questo noi abbiamo bisogno di indicatori. Il primo è l'indicatore di ciclo, che è quello che si vede in questa immagine, in questo indicatore qui. È un indicatore nostro, è un indicatore proprietario di cui abbiamo il copyright ed è un indicatore automatico, il che vuol dire che si mantiene aggiornato in tempo reale, senza bisogno di ulteriore manutenzione, diciamo così. Ok? Quindi, una volta settato, nel momento in cui arrivano nuove candele, lui si mantiene aggiornato. Andiamo a vedere da quante linee è composto e come funziona. È formato da tre linee: la linea continua, che è la traiettoria del ciclo, la linea tratteggiata orizzontale, che è l'asse dello zero, e la linea tratteggiata sinusoidale, che è la velocità del ciclo. Ora, andiamo a capire come si legge. Dobbiamo osservare quando la linea tratteggiata sinusoidale, quindi quella fatta a onda, per dire un po' in parole semplici, attraversa l'asse dello zero, che è quella orizzontale tratteggiata, dall'alto in basso. In quel punto saremo in una zona di massimo. Quindi la prima situazione che noi dobbiamo osservare è questa, dove abbiamo un incrocio in questa direzione e qui saremo in un'area di massimo. Ok? Viceversa, se tale linea tratteggiata attraversa l'asse dello zero dal basso verso l'alto, ci troveremo in una zona di minimo. Quindi nel momento in cui io ho una situazione di questo tipo in questa direzione, io sarò in un'area di minimo. Chiaro? Quindi devo semplicemente osservare quando la linea tratteggiata oltrepassa l'asse dello zero, o dal basso verso l'alto, o dall'alto verso il basso. Semplice. Detto questo, andiamo a vedere un esempio sui grafici. Allora, prendiamo il primo minimo è questo qua, dove abbiamo un incrocio che dal basso va verso l'alto. Questo è il primo punto in cui siamo in un'area di minimo. Dopodiché, cosa succede? Che la velocità sale verso l'alto, indicando salita di prezzo, quindi salita, 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 salita fino a qua. Perché a questo punto abbiamo un incrocio dell'asse dello zero da sopra a sotto, quindi è un'area di massimo. A questo punto, quindi, noi da questo punto qui a questo punto qui abbiamo avuto una salita. Pertanto l'indicatore ci ha dato le informazioni corrette. A questo punto la velocità scende sotto l'asse dello zero, indicando discesa, 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 fino a qua. E anche in questo caso è andato nella direzione corretta. Qui nuovamente abbiamo un'area di minimo, quindi salita, 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 fino a qui. Ancora una volta, prezzo è andata nella direzione corretta. Dopodiché, area di massimo, discesa, 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 fino a qui. Anche questa volta abbiamo avuto un'indicazione corretta. Qui nuovamente area di minimo, quindi salita, 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 fino a qua. E anche in questo caso il prezzo è andato nella direzione corretta. Quindi qui a colpo d'occhio noi sappiamo esattamente dove siamo e dove stiamo andando. Perché se la velocità incrocia da sotto a sopra siamo in area di minimo, velocità sopra salita, velocità che incrocia da sopra a sotto area di massimo, velocità sotto discesa. Quindi a colpo d'occhio so dove sono, dove sto andando e in che temporalità. So se è un ciclo, so se è una salita, o
di un giornaliero piuttosto che di un 8 giorni, piuttosto che di qualsiasi altro ciclo, e so se quello è un massimo o minimo di qualsiasi del ciclo su cui è stato tarato quell'indicatore. Se l'ho tarato sul 3 ore, sarà del 3 ore, se l'ho tarato sul mensile, sarà del mensile, e così via. Questo è importante. Detto questo, proseguiamo. Andiamo a vedere il secondo indicatore, che è il DNA. Il DNA è un algoritmo che elabora un'analisi dei dati e da essi sviluppa un'ipotesi di futuro possibile. Ipotesi generate ovviamente probabilistica, perché in borsa non esiste nulla di certo, nulla di infallibile, ed è un'ipotesi ciclica, ossia relazionata ad un ciclo di borsa. Essendo una previsione probabilistica, possiamo affermare che le percentuali di correttezza variano in relazione al periodo preso in esame. In che modo? Più è lungo il periodo, meno probabilità d'errore ha la previsione. Ok? Quindi, chiaramente questo indicatore, anche questo è nostro, è un indicatore con il nostro copyright, automatico, eccetera. E vediamo come funziona. Allora, innanzitutto è questo indicatore verde, settato anche qui sul biennale, perché poi vedremo tutto nel breve periodo del DAX. La prima cosa che noi dobbiamo sapere è che questo indicatore è ciclico, cioè relazionato al ciclo di borsa. Riprendiamo un concetto fondamentale. Abbiamo visto che ci sono sia i cicli rialzisti che quelli ribassisti. Abbiamo visto che il ciclo rialzista è un ciclo che ha una fase di rialzo molto ampia e più ampia rispetto a quella di ribasso, ok? Mentre il ciclo ribassista è il contrario, cioè una fase di ribasso più ampia rispetto a quella di rialzo. Ok? Ed il massimo in questo caso è più vicino al minimo iniziale. Queste sono le differenze. Ora, questo indicatore è un indicatore siciclico, ok? Quindi da minimo a minimo, questo è settato sul biennale, passano 2 anni. Mettiamo che questa sia la data di oggi, oggi è il 17, 10 del 24. Supponiamo che sia partito il 16, 4. Del 24 e supponiamo che finisca il mettiamo 15 4 del 26 e che il massimo me lo dia il 18 4 del 25, ok? Quindi questo indicatore, essendo ciclico, deve rispettare questa temporalità, no? Però è un indicatore su asse zero. Cosa vuol dire su asse zero? Vuol dire che mi dà una previsione futura di inversione da un punto di vista temporale, ma non da un punto di vista di prezzo. Quindi lui mi sta dicendo che da oggi al 18 di aprile il prezzo salirà, ma non so se arriverà qui, qui o qua su. So semplicemente che salirà, perché lui non ha dentro un concetto di tendenza. Dopodiché mi dice che dal massimo ci sarà un anno di discesa. Ora, siccome però noi possiamo avere cicli rialzisti o ribassisti, se questo sarà un ciclo rialzista, avrà un andamento di questo tipo. Se questo sarà un ciclo ribassista, avrà un andamento di questo tipo. Ok? Dove il primo avrà il minimo finale più alto del minimo iniziale. E a questo punto la fase di rialzo è più ampia di quella di ribasso e quindi si compra sul minimo e si vende sul massimo. Viceversa, nel caso in cui io avessi davanti il ciclo ribassista, io devo vendere sul massimo e chiudere la posizione nei dintorni del minimo. Ok? Queste sono le due differenze. Ovviamente noi sappiamo
prima ancora che parta, se il ciclo sarà rialzista o ribassista. Poi vi spiegherò dopo come saperlo. Ok? Questo è il punto. Ora, aspetto giusto 10 secondi, che se ci sono domande rispondo volentieri. Fatemi sapere se è tutto chiaro oppure no. Datemi un feedback. Ok, perfetto. Bene. Sembra tutto chiaro. Proseguiamo. Quindi eravamo rimasti che più è lungo il periodo del DNA e più è difficile per le maniforti creare scossoni. Quindi più il DNA è lungo e più la sua attendibilità aumenta, perché è molto più complicato generare scossoni nell'arco di 10 o 20 anni piuttosto che generare scossoni all'interno di una giornata, per esempio. Ok? Quindi vediamo di che percentuali parliamo. Partiamo da un 40% giornaliero fino ad arrivare a un 75% di un ventennale. Ora, ovviamente, il 40% può sembrare poco in termini di correttezza. Uno potrebbe dire, tiro la moneta, 50-50, ho più probabilità di beccarci. In realtà è sbagliato questo concetto, perché quando si opera si deve tenere conto di un concetto chiamato ritorno su rischio, che nel nostro caso deve essere uguale a 4. Cosa significa? Significa che quando io opero, il ritorno su rischio è la relazione che esiste fra il target di guadagno e il rischio che io mi assumo per prendere quel target. Ok? Quindi se io ho 400 punti di target, il mio rischio è massimo 100, perché deve essere il ritorno 4 volte superiore. Quindi se il mio target è 400, rischio 100. Target 800, rischio 200. E così via. Ok? Quindi un giornaliero, un DNA giornaliero che ha una percentuale di correttezza di un 40%, che se noi utilizziamo il ritorno sul rischio 4, è comunque tanta roba. Noi potremmo addirittura farne giuste 3 su 10 per essere performanti. Perché se io ne faccio giuste 3, dove incasso 400 ciascuna, incasso 1200. Le restanti 7 io perdo 100 ognuna. Quindi mille due incassati, 700 li ho persi, ho un netto di 500. Ok? Chiaramente il sistema al completo non me ne fa guadagnare solo 4 giuste su 10, ma io vado tranquillamente a farne 6 giuste su 10. Se io ne faccio giuste 6, dove incasso 400 ciascuna, incasso 2400. E restanti 4 che sbaglio, dove perdo 100 ognuna, mi fanno perdere 400. 2400 li ho incassati, 400 li ho persi, ho un netto di 2000. Solamente con 6 operazioni. Okay, il sistema al suo diciamo, completo me ne fa fare tranquillamente 6 giuste su 10 con questo ritorno sul rischio. Ma il ritorno sul rischio è veramente importante perché è la linea di demarcazione fra chi guadagnerà nel lungo periodo e chi perderà sempre. Perché è pieno il mondo di persone che fanno il 90% di operazioni giuste, il 95% di operazioni giuste, poi sbagliano una e bruciano tutto.
o persone che fanno mesi bellissimi, poi in una settimana rovinano il lavoro di anni. Okay? Quindi è molto importante avere tutta una serie di parametri per decidere se un metodo è corretto o meno. Un metodo è performante e corretto solo se ha un'oggettività, cioè il metodo deve essere uguale per tutti e non ci devi mettere del tuo, perché se ci metti del tuo, ognuno avrà dei risultati diversi. Due, deve avere delle logiche forti, perché per essere costante le logiche sottostanti devono funzionare sempre, non in certi periodi sì, in certi periodi no. E qui le logiche sono il movimento del denaro. E siccome il prezzo è una conseguenza del denaro, no, è un metodo che non smetterà mai di funzionare. Quindi abbiamo la logica forte, abbiamo il sistema oggettivo, ritorno sul rischio preciso e costante, corretta gestione del capitale, e solo allora io sarò performante oggi, domani e sempre. Se ti manca anche solo uno di questi pezzi, prima o poi perderai tutto. Ed è matematico. Perché se non hai una logica forte, oggi funziona, domani non lo sai, come le varie analisi tecniche, grafiche o statistiche, dove si guarda il passato, si vede un andamento ripetitivo e si spera che nel futuro il mercato si manterrà in quella maniera. Ma non sta scritto da nessuna parte, non c'è nessuna garanzia di ciò, nessuna. Quindi bisogna capire bene come si fanno le analisi. Okay? Da lì ritorno sul rischio preciso, perché se io ne faccio 99 su 100 giuste e quella che sbaglio mi brucia il conto, è totalmente inutile. Se io non ho una gestione del capitale corretta, è chiaro che posso avere il sistema migliore del mondo, ma se ovviamente io punto tutto su una singola operazione e la perdo, ho bruciato tutti i miei soldi pur avendo una metodologia performante. Quindi questi sono fondamentali di concetti. Detto ciò, proseguiamo. Essendo quindi la previsione inerente ad un determinato ciclo, può essere utilizzata con profitto durante il trading o negli investimenti di lungo periodo. Per fare ciò dobbiamo capire i punti di forza e debolezza del DNA finché lo si possa utilizzare al meglio. Andiamo a ripilogare quelli che abbiamo già visto in sostanza, cioè che è sviluppato su asse zero, quindi non ha una tendenza, cioè lui mi fa vedere la futura inversione di prezzo da un punto di vista temporale, ma non a livello di prezzo, cioè mi dice tra tot ore ci sarà un massimo o fra tot giorni ci sarà un minimo, ma non mi dice che livello. Quello lo possiamo vedere in base al fatto se quel ciclo è rialzista prima ancora che parta, poi lo vediamo. Poi, essendo ciclico, sviluppa una previsione dei prezzi in relazione al ciclo su cui è stato tarato. Se noi abbiamo un DNA mensile, mi darà la previsione sul mensile, se ho un DNA giornaliero, mi darà la previsione sul giornaliero e così via. E permette di individuare massimi e minimi con grandissima precisione, come vediamo qua. Ok? E qui invece andiamo a inserire un'ulteriore miglioria, cioè un concetto che ci può aiutare a essere più precisi. Cosa ho fatto qua? Io ho inserito due DNA di due diversi cicli, quello verde è di un 4 giorni, quello rosso è di un 2 giorni. Ok? Perché ne ho inseriti due? Semplicemente perché abbiamo detto all'inizio che quando parte un qualsiasi ciclo, partono anche tutti i cicli inferiori, quindi se parte il 2, se parte il 4 automaticamente partirà il 2, automaticamente partiranno i giornalieri e così via, no? Quindi nel momento in cui io individuo un minimo del 4, lì deve partire il 2, il giornaliero e tutti i cicli inferiori. Quindi se io ho il minimo del DNA del 4 che collima col minimo del DNA dei 2 giorni, le mie probabilità si alzano di molto. Okay? Poi ci sono rarissimi casi in cui sono sfasati. Quando sono sfasati, semplicemente uno dei due sbaglia. Quando uno dei due sbaglia, io mi astengo dall'operare. Perché non si deve operare per forza, bisogna operare quando la maggior parte delle probabilità sono dalla nostra parte. Quando abbiamo più probabilità di portare a casa soldi piuttosto che operare sempre. Ok? Meglio operare poco ma di qualità piuttosto che sempre rischiando di più. Quindi
Quindi, vedendo questo, supponiamo che questo 4 giorni sia rialzista, poi vi spiegherò che non dobbiamo fare tutte e due le ipotesi, ma sappiamo già qual è delle due. Supponiamo che in questo esempio sia rialzista. Il ciclo rialzista ha una fase di rialzo più ampia di quella di ribasso, il minimo finale più alto del minimo iniziale ed il massimo più vicino al minimo finale. Quindi io qua cosa mi aspetto del prezzo, che è quello bianco? Mi aspetto un'andatura così, più o meno, no? Perché devo avere il minimo più alto, anche quello finale chiaramente deve essere più alto di quello iniziale. Qui ho il massimo del primo 2 giorni che termina qui, e qui mi dà il massimo del secondo 2 giorni, dove a questo punto io ho un ciclo A4 che è formato da due cicli a 2 giorni, ok? Dove il massimo del secondo 2 giorni collimerà col massimo del 4. Detto questo, facciamo anche un'ipotesi di un ciclo a 4 giorni ribassista, che è questo, dove nel caso specifico mi troverò un'andatura così. Perché? Perché devo avere il massimo vicino al minimo iniziale e il minimo finale più basso del minimo iniziale. Quindi qua io avrò il mio 4 giorni fatto così, dove il massimo sarà il massimo del primo 2 giorni, il minimo finale più basso di quello iniziale e i cicli sono orientati verso il basso. Questo è ciò che mi devo aspettare quando ho una situazione di questo tipo. Okay. Detto ciò, andiamo a vedere sul grafico la metodologia nello specifico, no? Allora, qua abbiamo un DNA giornaliero e un indicatore di ciclo giornaliero, dove prima di andare a fare delle considerazioni qua, dove abbiamo visto come funzionano questi due indicatori, dobbiamo capire un'ulteriore cosa, cioè abbiamo detto che possiamo avere cicli rialzisti e cicli ribassisti. Detto questo, vediamo che cosa, che un ciclo rialzista è un ciclo che ha una fase di rialzo più ampia di quella di ribasso, mentre il ciclo ribassista ha una fase di ribasso più ampia di quella di rialzo, ok? Minimo finale, più basso, eccetera. Da un punto di vista operativo, noi tradiamo o questa fase o questa, cioè se un ciclo è rialzista, traderemo da minimo a massimo, se un ciclo è ribassista, da massimo a minimo. Queste due fasi non si tradano. Non si tradano perché in queste due fasi il ritorno sul rischio è sicuramente inferiore a 4. Siccome abbiamo visto prima che noi cerchiamo dei ritorni sul rischio 4, noi dobbiamo andare a prenderci solo ed esclusivamente queste fasi, questa e questa. Da qui nasce la domanda: come faccio io a sapere se quel determinato ciclo è rialzista o ribassista prima ancora che parta? Sapere ciò, dobbiamo andare a verificare i cicli superiori, come abbiamo visto prima, quali nello specifico, un ciclo di 4 ordini superiore partendo da quello che mi interessa, quindi giornaliero, 2 giorni, 4 giorni, 8 giorni. Quindi dovrò andare a evidenziare un ciclo a 8 giorni. Detto
Eccolo qua. Qui io ho settato un indicatore di ciclo a 8 giorni con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cicli giornalieri, come è ovvio che sia. Ma c'è di più, come sono questi giornalieri? Cioè nella parte sinistra dove l'8 giorni sale, abbiamo questo tipo di andatura, cioè un ciclo sbilanciato al rialzo con il minimo finale più alto del minimo iniziale, perché sono sbilanciati dalla tendenza dell'8. Mentre nel momento in cui abbiamo ciclo a 8 giorni che scende, tutti i giornalieri sono fatti così, quindi sbilanciati verso il basso. E difatti abbiamo le fasi di ribasso che sono nettamente più ampie rispetto a quelle di rialzo. Ok? Quindi nel momento in cui io ho l'8 giorni che sale, cioè la sua velocità è sopra l'asse dello zero, io sul giornaliero andrò a tradare il long, quindi al rialzo. Quando l'8 giorni ha la velocità verso il basso e quindi sta scendendo, andrò a tradare solo ed esclusivamente il giornaliero al ribasso. Ok? Questo è importante. Quindi da un punto di vista operativo, cosa andiamo a fare? Noi andiamo a fare questi rialzi, cioè qua si vede molto bene molto bene la differenza tra rialzi e ribassi. Adesso facciamo ribassi in fucsia così. Ok, in questo caso qua, cioè noi vediamo che le fasi di rialzo, per esempio da questo lato, sono molto inferiori rispetto a quelle di ribasso. Quindi se voi tentate di fare questi piccoli trade, questi piccoli rialzi, quando improvvisamente mi arrivano fiammate al ribasso qua, è la garanzia di perdere soldi. Stessa cosa fare questi piccoli rialzi, questi piccoli ribassi, scusate, quando il mercato mi schizza all'insù, perché c'è l'8 giorni che spinge e dall'altro lato c'è l'8 giorni che spinge in giù. Quindi è molto importante seguire il tipo di tendenza di fondo. Quindi dal punto di vista operativo, semplicemente, cioè se voi tradate questi piccoli ribassi o rialzi come questi e questi, sicuramente ci lasciate soldi, eh? E hanno un ritorno sul rischio veramente insignificante. Mentre a livello operativo non si compra qua, si arriva qua, si vende, si aspetta, si compra, si arriva qua, si vende, si aspetta, compro, arrivo qua, vendo. Aspetto, compro, arrivo qua, vendo. Qui può nascere un problema, cioè sono passati 4 cicli giornalieri, sono qui, dico bene, io sono già a metà ciclo, di conseguenza lo so che questo deve invertire, no? Dico, pertanto io sono vicino a un'inversione del ciclo a 8 giorni, perché è passata la metà, ho la velocità che sta per incrociare. Quindi so che questo giornaliero qui sarà abbastanza piatto o addirittura tendente al ribasso, però la velocità è ancora sopra, quindi o lo trado facendo attenzione o direttamente io lo vado a eliminare e lo salto. Una volta che arrivo qui, la velocità a questo punto è bassa, dico perfetto, aspetto al massimo, shorto, arrivo qui, chiudo, aspetto al massimo, shorto, arrivo qui, chiudo, aspetto al massimo, shorto, arrivo qui e chiudo. Ok? Quindi noi guardando questo so dove sono, so dove sto andando. E da un punto di vista dei ritorni sul rischio, qui sono abbondantemente soddisfatti. Prendiamo questo che non è nemmeno dei più importanti, va da 15.935 più o meno a 16.153, quindi sono 220 punti contro
70. Quindi abbiamo una salita che è più che tripla rispetto alla discesa, ma io come rischio non mi prendo tutta la discesa, perché io andrò a comprare quando sono già qua. E io andrò a comprare nei dintorni del minimo. Qui, quando io sono qua, sul minimo del giornaliero, con la velocità del lotto qui, compro a mani basse. Cioè, può venirmi un po' indietro, ma qui parte, no? E questo è la potenza di questa strumentazione, perché sai dove sei, dove stai andando, e lì dentro vai a trarre quelle che sono le opportunità. Ok? Quindi, in sostanza, io guardo la velocità del lotto, se la velocità è sopra, vado in long sul giornaliero, se la velocità è sotto, vado in short sul giornaliero. Andando alla situazione attuale, questi sono tutti cicli a 8 giorni, ovviamente. Io ho una velocità del lotto che è incrociata al ribasso. Quindi, di fatto, io sul giornaliero devo ricercare degli short. Quindi, il mio punto di ingresso era oggi pomeriggio. Perché qui ho il DNA, qui mi dà la partenza del giornaliero con velocità. Vedi, qui il giornaliero è andato su indicandomi area di minimo. Il DNA mi ha fatto il minimo qua, quindi qui è partito. Ok? Dopodiché noi dobbiamo cercare uno short, quindi noi in quest'area, qui, avevamo con il massimo del DNA incrocio della velocità, questa era la nostra area di short. Ora cosa mi aspetto? Mi aspetto che nelle prossime ore faccia questo, poi faccia così, riparta, poi faccia ancora questo. Quindi, cosa io mi devo aspettare? Mi devo aspettare questo. Da un punto di vista operativo, questa era l'area di short che si chiuderà sul minimo di DNA e sulla ripartenza del nuovo giornaliero. Non andrò long perché l'8 giorni è al ribasso, quindi aspetterò il nuovo massimo in corrispondenza della rottura della velocità, massimo del DNA, qui metterò nuovamente short che chiuderò sul minimo. E così via su tutti i giornalieri al ribasso, fin tanto che l'8 giorni rimane con la velocità sotto l'asse dello zero. Vedi quanto diventa più semplice interpretare i mercati? Perché? Perché noi vediamo cosa sta facendo il denaro, e da lì riusciamo a capire come ci dobbiamo muovere. E considera che stai vedendo solo due indicatori. Ne abbiamo sviluppati molti altri, tra cui indicatori volumetrici estremamente più precisi, perché andiamo a vedere anche l'esatto momento in cui entrano o escono soldi, i soldi importanti. Quindi, di fatto, già con questo setup di base si ha un salto quantico, ma nel momento in cui si vanno a vedere anche i volumi, si vanno a vedere tutti gli indicatori, le cose diventano estremamente chiare e soprattutto oggettive, perché non c'è dubbio se c'è un incrocio di linee o no, è un dato oggettivo e questo aiuta tantissimo nell'operatività. Chiaramente noi siamo arrivati a questo livello dopo più di 20 anni di ricerca e studio, che non partono da me, ovviamente, perché io sono relativamente giovane, ma partono dal mio socio che fa questo lavoro da più di 20 anni a livello professionale. Quindi questi indicatori esistono da veramente moltissimo tempo, sviluppati con tantissimi test, soldi persi e prove, però siamo arrivati a renderli un qualcosa di veramente adatto a tutti. Perché? Perché una volta settati, loro fanno tutto in automatico, bisogna solo sapere interpretarli, non c'è la necessità di programmare, di ricercare. È come quando guidi l'auto, no? Cioè, noi ad oggi guidiamo la macchina, ma pochissimi sanno a livello ingegneristico come è costruito un motore, no? E non serve nemmeno saperlo per guidare la macchina. Qui la stessa cosa, per fare profitto bisogna di capire come funziona l'indicatore, non come è costruito. Questo ti velocizza il tuo risultato di tantissimo. E siamo anche in un settore dove al 90% le persone perdono soldi, questo è un dato di fatto. Il motivo per cui perdono è dato da A, il fatto che
difficile trovare formazione valida. Tutto ciò che si trova è o vecchio o è analisi tecnica, statistica, grafica, che funziona a volte, ci devi mettere le tue intuizioni, di base non funziona. Mentre qua tu hai qualcosa di oggettivo che si basa sul movimento di denaro. E in più ciò che normalmente si trova è difficilmente applicabile, perché se io ti dico che se lo spread sale, la borsa scende, lo sanno tutti. Ma da lì estrapolare un metodo costante che dia un profitto nel tempo, ci passano anni di studio, no? E non è così banale. Da lì noi abbiamo creato quella che è la Top Trading Academy, che è un percorso formativo, tutta una serie di video, sono circa 20 ore di formazione in cui impari a usare tutti i nostri indicatori. Impari a capire tutte le nostre strategie, dopodiché ti diamo supporto, cioè ti diamo i contenuti, supporto e gli indicatori a vita e assistenza a vita. Qui ti voglio far vedere quello che è un esempio di operatività di un nostro studente che parte da febbraio 2022 ad oggi ha realizzato 343.000 euro di profitto. Con un capitale da 40.000, quindi parliamo di più del 250% all'anno, con 1.550 operazioni, tutte monitorate in tempo reale e verificate in tempo reale da noi. Ora, non è necessario che tu ci arrivi oggi, ma ci può arrivare tra 6 mesi, un anno, ma comunque ne sarà valsa la pena in maniera importante, anche perché quanto vale un metodo che con 5.000 euro ipotetico di capitale può farti fare anche solo 1.000 euro al mese, un 20% mese. Indipendentemente da quello che stai pensando, è tantissimo, per una serie di motivi. Primo, perché ti evita quell'enorme ammontare di errori che certamente faresti, perché uno che inizia sicuramente sbaglia. Due, ti evita perdite, perché gli errori ti costano perdite in borsa, ti evita di perdere tempo, ti evita di studiare cose inutili, ti porta diretto al punto senza bruciarti soldi. In più, devi considerare anche una cosa, siamo in un settore dove ad oggi vale più di 30 volte il PIL mondiale, cresce più del 10% all'anno. È un settore che tu puoi sfruttare indipendentemente da se l'economia va, se l'economia non va, se ci sono le crisi, le guerre, qualsiasi cosa, il mercato è lì e si può guadagnare sia long che short. Lo fai da qualsiasi parte del mondo, lo fai quando vuoi, perché puoi decidere se tradare nel breve, nel medio e nel lungo periodo. E se poi consideri anche il mercato del lavoro oggi, dove le intelligenze artificiali stanno mangiando interi settori, l'automatizzazione delle imprese, i soldi che vanno sempre più in finanza e nell'economia reale c'è sempre più crisi. Questo vuol dire che fra qualche anno, se non hai un reddito da attività finanziarie, potresti essere disoccupato, fondamentalmente. Quindi è estremamente importante che tu abbia un reddito da attività finanziaria oggi più che mai, senza contare che è un'attività imprenditoriale che fai con un investimento paritetico allo zero, con una possibilità di crescita enorme, perché in borsa 100 euro, 1000 euro è uguale a livello di sforzo, conta quanto capitale andiamo a muovere, no? Quindi la possibilità di crescita è enorme. Diverso è se apri un'azienda oggi, la maggior parte delle imprese che aprono oggi falliscono con investimenti importanti, perché a oggi apri un'azienda, un negozio, un ristorante, sono decine di migliaia di euro, no? La nostra formazione comprende più di 15 anni di esperienza. La conoscenza che ti eviterebbe tutti quegli errori che senza dubbio faresti, come abbiamo fatto tutti, io compreso. Un videocorso con più di 100 video, più di 20 ore di contenuto con vera operazione a mercato aperto, che puoi rivedere a tuo piacimento per sempre, senza scadenza. In più hai i nostri indicatori per un periodo di 6 mesi dal momento della tua richiesta, quindi non dal momento in cui diventi studente, ma diventi studente, studi, ci metti un mese. Attivi gli indicatori per 6 mesi sono inclusi e poi hanno un rinnovo annuale. E 2 mesi di analisi quotidiana da parte di un nostro trader esperto, che anche lì
Dopo i 2 mesi c'è un rinnovo anche di mensile, ma parliamo di pochi euro. Un webinar di supporto settimanale in cui ti verranno date tutte le risposte, verranno chiediti i dubbi e verranno fatte analisi di mercato per sempre. Quindi hai assistenza e contenuti per sempre. 6 mesi di indicatori, dopodiché hanno un rinnovo. 2 mesi di analisi quotidiana da parte di un trader esperto, poi c'è un rinnovo mensile. In più hai la possibilità di avere questa piattaforma, che è una piattaforma professionale, normalmente ti costerebbe 2.000 euro gratis tramite un broker americano con la fornitura dei dati ufficiale, quindi hai un risparmio di 2.000 euro. Quanto vale tutto ciò? 5.000? Diciamo che era ciò che pensavamo di richiedere, anche se a noi ci è costato almeno 10 volte tanto. Ci siamo resi conto però che molte persone non hanno 5.000 euro per iniziare, quindi abbiamo deciso di venderlo ad un prezzo simbolico, 1.747. Prezzo regalato, considerando che io mi capita di farli in meno di un giorno. All'inizio li perdevo in meno di un giorno, anche altri studenti nostri li fanno in meno di un giorno. E qui hai tutto ciò che ti serve per sempre. Devi solo prenderlo, imparare e metterlo in pratica. Voglio farti un altro regalo, però. I primi 5 che hanno deciso di diventare profittevoli avranno un ulteriore prezzo di sconto di 200 euro e a quel punto il prezzo sarà di 1.547. Acquistabile in diversi modi tramite bonifico, carta, PayPal o finanziamento. Bonifico, se ti interessa, mi mandi la tua richiesta e ti mando le coordinate. Con carta basta cliccare sul link che vedi qui in chat. Qui trovi due pulsanti che sono acquista dove vai in un form per pagare con carta di credito, dove qui puoi inserire il tuo coupon che è sconto 200, fai applica e ti troverai il prezzo abbattuto. Diversamente clicchi il pulsante PayPal e troverai già il prezzo scontato. PayPal offre la possibilità anche di pagarlo a rate, in 3 rate, una al mese a tasso zero. Quindi sarebbero anche comode perché hai 3 rate a tasso zero. Oppure noi abbiamo una convenzione con la finanziaria, siamo gli unici in Italia, dove lo puoi pagare a rate, a partire da 40 euro al mese. Quello sarebbe sicuramente comodo perché non te ne accorgi neanche, 40 euro al mese ce li hanno tutti, allo stesso tempo impari. Poi paghi il finanziamento con la profittabilità oppure lo puoi anche estinguere. Okay? Questi sono i miei dati per informazioni, per chiedermi qualcosa, per richiedermi i dati per fare il pagamento. Possiamo sentirci sia WhatsApp che tramite mail o come volete. Quindi fai una foto a questa schermata, segnati i dati, così potrai richiamarmi nei prossimi giorni. Ok? Attendo giusto un minuto, ma direi che domande non ce ne sono, o chi volesse, diciamo, avere domande specifiche, parlare con me, eccetera, lo invito a scrivermi un WhatsApp o chiamarmi domani in giornata. Attendo ancora un attimo e poi vi auguro una buona serata a tutti. Perfetto, direi che non ci sono altre domande, quindi buona serata a tutti, a presto.